E una buona domenica, cari amici, ben ritrovati insieme. Io sono Marco Iacoviello di Oggi Trading. Come ogni domenica andiamo a affrontare insieme i mercati finanziari e soprattutto andremo a capire un po' quello che succederà nelle prossime settimane, perché siamo vicini all'incontro della Fed, 4 maggio. Vi ricordo che ci sarà molto probabilmente un rialzo dei tassi dello 0,50%. Questo non accadeva, pensate, per 2 volte di fila dal 2006, se non ricordo male, e dai tempi del 2000 che non c'è un rialzo dei tassi così elevato, quindi di 0,50%. Questo è un dato. Prossima settimana invece abbiamo la trimestrale dei principali titoli americani. Abbiamo Coca-Cola, Microsoft, Visa, Ford, abbiamo veramente Mastercard, Apple, abbiamo veramente tanta carne al fuoco, quindi settimana prossima sarà una settimana assolutamente di fuoco, volatilità soprattutto sul mercato americano molto alta, e quindi dovremo essere pronti a operare nella maniera più corretta possibile, cercando di sfruttare tutti i movimenti che il mercato ci regalerà. Io partirei direttamente con l'analisi. Andiamo direttamente sui grafici, in modo da condividere lo schermo. Siamo sul grafico del gold, partiamo da lui. Il mercato ha sentito molto in maniera forte questa resistenza che avevamo individuato domenica scorsa, 1996, e siamo venuti giù in maniera abbastanza aggressiva, perché come potete vedere c'è stata una forte discesa. Questo ci sta proiettando verso i supporti, che sono sempre un po' questi, 1919, 1900, 1890, cioè tutta quest'area sarà un'area ancora di supporto per quanto riguarda il gold, quindi vedremo se ci sarà una ripartenza nuovamente e andare un po' a confermare una zona lateralità di prezzo, oppure il mercato inizierà a mollare a ribasso per andare poi ad attaccare i supporti di 1866-1830. In questa fase quello che posso dire è che il mercato è in una fase ancora laterale, quindi non vedo dei grossi movimenti. Questo rifiuto dell'area dei 2000 vi fa proprio capire come il mercato si sta muovendo tra 2000 e 1900, ma non abbiamo degli spunti operativi maggiori in questo caso. Quindi vedremo un po' quello che succederà. Io credo che il mercato del gold possa ancora avere una lunga fase laterale. Poi vedremo anche come reagirà al rialzo dei tassi del 4 maggio, perché anche lì sarà una bella sfida per quanto riguarda il gold. Passiamo all'euro-dollaro, euro-dollaro che ha sentito in maniera molto forte la resistenza in area 1,09, è tornato sotto 1,08 di qualche pips, ma non riesce proprio a trovare serenità e un rialzo, almeno per quanto riguarda quotazioni un pochino più importanti, visto che siamo veramente vicini a dei minimi di periodo veramente importanti. Questo è un bel problema, quindi per la moneta unica, perché comunque oltre ad avere già un'inflazione alta, avere anche una moneta così bassa non è proprio granché. Quindi vedremo se la BCE interverrà. Per ora qualche dichiarazione è stata fatta dalla Lagarde dicendo che stanno attenzionando e controllando il tasso di cambio. Vedremo se basteranno delle dichiarazioni per cercare di vedere un euro dollaro un pochino più in alto. In questo momento fase completamente ribassista, lo diciamo da diverse settimane, addirittura quasi un anno, perché ne parlavamo già da giugno, se andate a vedere le analisi vecchie di un euro dollaro che aveva cambiato trend e si è spostato verso un trend ribassista. Quindi supporti verso 0,730,
poi abbiamo 0630 e 15 l'area 105, dove sarebbero parecchi problemi per la moneta unica. Al rialzo la resistenza rimane sempre un po' quella, l'area di 109, e poi a scalare 11027, 111 e 38. Andiamo sul DAX. DAX che si è comportato in maniera violenta nella giornata tra giovedì e venerdì. Sembrava riprendere un po' corda, ma poi non è riuscito proprio a cambiare direzione nel finale di settimana. Forti vendite che hanno riportato praticamente le quotazioni da dove siamo partiti nella giornata di lunedì. Quindi praticamente non è successo niente, perché se lo guardiamo anche sul settimanale, vedete che c'è una candela praticamente neutra. Quindi questo è un segnale comunque che non è buono. Le vendite là sopra si sono fatti sentire come, e quindi sembriamo indirizzati verso 13.874. Se il mercato dovesse tenere, credo che si confermerà una fase laterale di questo tipo, ma la rottura ci proietta almeno 5,74 e poi 13.264. Quindi attenzione poi all'area chiave di 13.264, che il mercato, se dovesse mollare, ci farebbe ritornare nei periodi di marzo, dove ci sono state delle forti vendite e quindi una situazione ancora di panico sul DAX. Vedremo invece per quanto riguarda il petrolio. Non ho cambiato niente, perché i livelli sono veramente perfetti, nel senso che il mercato ha sentito bene l'area dei 100, è venuto un po' sopra 104,65. Il mercato soffre ancora, ma soprattutto poi all'inizio della settimana, dove il mercato ha provato ad attaccare 107, ma è stato respinto molto bene. Vedete la chiusura proprio sotto il nostro livello e poi un accompagnamento ribassista importante. Quindi vedremo un po' quello che succederà. Io vedo che il petrolio comunque è ancora in difficoltà, nel senso che prova a riattaccare. Questi sicuramente fino a 93,45 il mercato, se dovesse tenere queste aree, può ancora attaccare al rialzo. Però, come potete vedere, il mercato pian piano sta facendo dei minimi, dei massimi che sono minori, e via via il mercato si sta lentamente dirigendo verso i supporti più ribassisti. Quindi vedremo un po' per quanto riguarda il petrolio. S&P 500. S&P 500, ci siamo fermati al nostro supporto dell'analisi domenicale in maniera perfetta. Questo è un supporto, quindi vedremo un po' come reagirà subito nelle prime ore di domani. Una rottura daily, credo che ci proietti questa volta verso 112 nuovamente, che sono i minimi che ha fatto poi nel mese di febbraio, e poi eventualmente sfondare questi minimi e andare al vero test in area 3900-3969, dove da lì, secondo me, parecchi, soprattutto investitori long term, potrebbero iniziare a posizionarsi long, e quindi vedremo un po' quello che succederà. Siamo molto vicini al rialzo dei tassi, questo andrà sicuramente a incidere in maniera importante sull'S&P 500. Andiamo avanti per poi concludere questa nostra analisi. Sterlina dollaro, forti difficoltà, rimane un po' il discorso di euro dollaro, molto simile, il dollaro molto forte, sterlina che non riesce a reagire, dati non ottimali, si parla un po' di dati pre-recessione quasi, quindi non in maniera ottimale questo periodo per quanto riguarda la sterlina. Questo ha trascinato giù le quotazioni. Qua 28,20 c'è un supporto. Se dovesse tenerlo, mi aspetto un nuovo attacco a 29,70, ma altrimenti credo che i 26,75 e poi i 25 potrebbero essere dei livelli che andremo a toccare nelle prossime settimane. Quindi vedremo un po' questi due supporti e il mercato come andrà a reagire eventualmente su questi supporti di lungo termine.
Andiamo avanti con il Nasdaq, forte difficoltà, questo rialzo dei tassi pesa tantissimo sulle aziende tech e questo lo sta dimostrando già da tutto il mese di aprile con questo una forte discesa nuovamente, il mercato aveva recuperato qualcosa, ma come potete vedere si sta muovendo proprio lentamente per scivolare verso nuovamente supporti più bassi. Quindi 13.230, poi 12.940 e l'area poi 12.460, caldissima per quanto riguarda il Nasdaq, quindi vedremo un po' come si comporterà, però la situazione è abbastanza pesante, vedremo anche con gli utili che ci saranno questa settimana, capiremo meglio come il Nasdaq vorrà muoversi nelle prossime sedute. Andiamo avanti con finale, dollaro Canada, forte ripresa, l'avevamo detto che il mercato poteva iniziare a reagire se le borse iniziassero a mollare, eccola qua, due sparate fortissime giovedì e venerdì, non è un caso, se voi guardate le candele dell'azionario e le candele di dollaro Canada, vedete che quando la tensione sale, dollaro Canada è pronto sempre a sparare al rialzo, siamo vicini a un test di resistenza. Sembrerebbe ci sia forza per stavolta attaccare fino ai 28,70. Vedremo se il dollaro contro il Canada riuscirà stavolta a prendersi in mano la situazione e rivedere dei livelli più alti per quanto riguarda questo bellissimo cambio da tradare sul mercato Forex. Chiudiamo con il MIB, che è quello che paradossalmente ha tenuto meglio in queste settimane. Però adesso è arrivata un po' di debolezza anche per il MIB, credo che 23.675 e 23.070 lì potremo vedere, quindi mercato che scivola lentamente al ribasso, io aggiungerei anche un altro supporto che è tutta quest'area qua di 21.765 se il mercato dovesse proprio panicare da un momento all'altro e bucare 23.070, quindi andrei a mettermi anche a questo livello più estremo, però va messo perché la situazione potrebbe un po' scaldarsi e quindi anche questi non si parla più di praticamente si parla molto poco di guerra, però ricordo che siamo sempre in un periodo abbastanza incerto dove non sembrano esserci particolari condizioni di recupero. Quindi vedremo un po' quello che succederà. Io, cari amici, vi saluto, vi auguro una buona domenica, come sempre. Vi ricordo i nostri appuntamenti, soprattutto per i nostri Oggi Traders, giovedì alle ore 21, quindi partecipate perché saranno veramente svelate delle nuove novità per tutti i nostri corsisti e i nostri clienti che sono all'interno di Oggi. Ci vediamo, un abbraccio, come sempre, forza e coraggio per ottenere grandi risultati in questo settore veramente fantastico.